100 milioni di uomini, di donne e di bambini costretti a lasciare le proprie case in fuga per trovare protezione contro la persecuzione, gli abusi e le violenze. Uno scenario tragico che non può essere ignorato e che interpella tutti. Il senso di umanità e rispetto per i più alti valori scritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma, scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. I numeri fotografano la vastità e complessità del fenomeno migratorio. I permessi di protezione concessi dall'Unione Europea nel 2022 sono stati 384.245, 40% in più del 2021. Solo in Italia sono stati oltre 100.000 i minori stranieri non accompagnati giunti via mare dal 2014, 6.000 solo nei primi mesi di quest'anno. Celebriamo oggi la Giornata Mondiale del Rifugiato e lo facciamo in un contesto storico in cui ancora contiamo le vittime dell'ultimo naufragio nel mare Egeo. Questo ci dice che i rifugiati non sono ancora tutelati, non sono ancora protetti. Questo ci dice che noi mettiamo ancora al centro la difesa dei confini piuttosto che la difesa delle persone. E nella giornata che celebra i rifugiati, il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel suo messaggio, ricorda come l'Italia sia da sempre in prima linea nell'adempiere all'alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza secondo quanto previsto dalla Costituzione. Per il Presidente della Repubblica è necessario superare definitivamente la gestione emergenziale di tali fenomeni con un'azione di respiro europeo ed internazionale.